La professoressa Maria Giovanna Muzzi ci propone le scuole di iconografia cristiana orientale in Italia, importanza e ricchezza della loro funzione per i singoli e nella comunità, rischi reali ed errori da evitare. Maria Giovanna Muzzi è sicuramente una delle più attente studiose di iconografia cristiana che c'è in Italia e ci pone di fronte al fenomeno della diffusione delle scuole di iconografia in Italia. È nata e vive a Roma, è laureata in lettere e in teologia con il dottorato in scienze ecclesiastiche orientali presso il Pontificio Istituto Orientale. L'interesse per le liturgie orientali di iconografia cristiana, studiate in particolare alla luce delle scienze umane e della teologia simbolica, è riflesso in tutte le sue pubblicazioni e in tutti i suoi articoli. Ha collaborato con il teologo francese gesuita Bernard, del quale insieme all'associazione Amici di Padre Bernard continua a far conoscere il pensiero attraverso pubblicazioni e compendi. Insegna a Roma, è socio fondatore del Centro Russo Ecumenica di Roma, del quale è responsabile della sezione iconografia. Lascio la parola alla professoressa Maria Giovanna Muzzi. Le scuole di iconografia orientale, cristiane, costituiscono una ricchezza della vita ecclesiale italiana. Coloro che le frequentano vengono infatti sensibilizzati al rapporto tra arte, e non dimentichiamo che l'espressione figurativa non può essere disgiunta dall'espressione architettonica, arte, liturgia, necessità di conoscere le fonti dei testi liturgici, e perciò anche vengono sensibilizzati e condotti alla riscoperta dei padri della Chiesa e all'immenso tesoro liturgico e spirituale della Chiesa in divisa. La fortuna delle scuole di iconografia è certamente dovuta al fatto che non vi si impara solo una tecnica o delle tecniche a seconda delle scuole, ma si scopre un mondo e di solito si fa anche l'esperienza o un'esperienza di fede vissuta, di fede condivisa e di fede celebrata. L'importanza in generale delle scuole di iconografia è, si potrebbe riassumere qui proprio solo quattro punti: testimonianza della tradizione viva della Chiesa, la tradizione nella Chiesa è viva, memoria dei contenuti della fede oggettiva, e su questo torneremo, risposta a un'esigenza di natura spirituale ed espressiva estetica attuale. Se non fosse così, non ci sarebbero tanti corsi e tanti partecipanti. E allora, come farò durante la relazione, io non ho ascoltato, ma almeno ho notato i titoli di diverse relazioni, quella di Tommaso Contarini, Angelo Vaccarella su l'icona preghiera catechesi per una nuova evangelizzazione e quella di Angelo Vaccarella su l'icona preghiera catechesi, certamente diciamo possono, immagino che rientrino proprio in questo aspetto. E finalmente un ruolo di preparazione per favorire la nascita di una rinnovata arte cristiana per il culto. Dopo dirò perché non parlo di arte sacra. In quanto aiutano a riscoprire l'essenza della liturgia, l'essenza del linguaggio sacro, e diventano veramente luogo di crescita e di apertura. Il primo punto che vorrei considerare è, qui nel titolo c'era, importanza e ricchezza della loro funzione per i singoli e nella comunità. Allora, incominciamo con la ricchezza della loro funzione per i singoli.
Certamente il primo aspetto è la loro funzione di una formazione dottrinale, teologica, spirituale e liturgica. Teologica, patristica, liturgica della Chiesa, delle Chiese orientali, dalla quale è inseparabile l'approfondimento della Sacra Scrittura. Un sacerdote ortodosso che vive a Lione, francese, con un cognome italiano, che si chiama Roberti, scrive, o anzi ha detto: in quanto espressione della fede della Chiesa, l'icona partecipa al lavoro di scrittura teologica. Certo, l'iconografo è un artista, un pittore, ma prima di tutto è un teologo, essendo inteso che teologia significa meno un esercizio della fede nell'ordine dell'intelligenza che un approfondimento della rivelazione attraverso la liturgia, il quale porta con sé una trasfigurazione di tutto l'essere, intelligenza compresa. E ricordiamo che questo è scritto nel dizionario di spiritualità e di mistica, il dizionario di spiritualità, Sétique et Mystique, dunque un testo. Nel primo millennio la teologia è la contemplazione del mistero della Trinità. Questo ce lo possiamo anche ricordare. Dunque, questa formazione dottrinale liturgica ha anche un aspetto ecumenico, che scaturisce immediatamente attraverso questa conoscenza che avviene delle ricchezze delle diverse tradizioni orientali. Una terza funzione, che potremmo dire escatologica, quella di mettere, cioè appare la, attraverso lo studio dell'iconografia cristiana, la realtà dell'uomo, cioè chi è l'uomo nel disegno di Dio. Dopo questo primo punto, guardate che insomma in realtà sono degli aspetti che si compenetrano, li diciamo successivamente per una questione così di ordine mentale, e anche perché, a differenza dell'immagine, il discorso si snoda nel tempo e non c'è niente da fare. La seconda funzione è una funzione pedagogica. Sempre questo padre, questo sacerdote ortodosso, questo Roberti, perché mi sembra un'ottima formulazione, dunque perché non ascoltarlo? La pratica dell'iconografia, secondo la tradizione orientale da parte dei latini, ha un ruolo pedagogico di purificazione e di presa di coscienza della natura dell'arte sacra. Diventa allora anche scuola e prepara a favorire la nascita di un'icona cristiana che integri la tradizione della Chiesa latina. Questa funzione di purificazione, questa funzione pedagogica, questa purificazione è in realtà una chiarificazione, un diventare più chiaro. Questa chiarificazione aiuta, permette di comprendere meglio la natura dell'arte cristiana per il culto nelle diverse tradizioni. Naturalmente c'è un'ascesi dello sguardo. Noi che viviamo bombardati da immagini, senza saperlo, guardando le grandi opere che artigiani, artisti cristiani hanno fatto alla luce della fede oggettiva, purifichiamo il nostro sguardo, lo educhiamo
incominciamo a capire che cosa è necessario, che cos'è inutile o che cos'è in più. La scuola di iconografia è il luogo dove si possono apprendere concretamente le esigenze dell'espressione figurativa della fede oggettiva della Chiesa e si può prendere coscienza della natura dell'arte cristiana per il culto. Il problema della creatività o della mancanza di creatività esiste in realtà anche nelle chiese orientali. E qui dico subito, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi, la tradizione orientale con la quale i partecipanti alle scuole di iconografia in Italia vengono a contatto è la tradizione bizantina o russa o bizantino-russa. Pochissimi conoscono le altre o si occupano delle altre, la copta, l'etiope, l'armena, la georgiana. Non ci dobbiamo dimenticare della loro esistenza, non dobbiamo pensare che la tradizione orientale bizantina, bizantino-slava, come volete, è la tradizione orientale. Ci sono diverse forme, poi naturalmente l'Oriente cristiano ha anche degli aspetti comuni. Chi è andato in Grecia, per esempio, in questi ultimi anni, capisce meglio di che cosa stiamo parlando. Come vedremo, la questione di fondo per quanto riguarda la creatività, per l'Oriente come per l'Occidente, è la mancanza di comprensione del senso mistagogico della liturgia. Mi succede anche con gli studenti dell'orientale, anche con studenti che fanno parte di chiese orientali, che mi dicono: ah, ma io tutte queste cose le so. Ma la loro conoscenza del senso, per esempio, simbolico dei gesti o dei riti liturgici è molto limitata, cioè non va all'essenza. Hanno la percezione del senso di quel dato gesto, ma non della struttura, della natura. E questo ne parleremo perché naturalmente quando si parla di programmi iconografici e di edificio ecclesiale ci si trova davanti a questo problema. Della funzione di purificazione, cioè di chiarificazione, fa parte naturalmente la comprensione del rapporto tra arte per il culto e fede oggettiva. Cosa di cui si parla pochissimo, forse questa espressione fede oggettiva per molti è proprio così un po' una novità. La fede oggettiva è la fede che la Chiesa proclama nel momento in cui celebra i sacri misteri, i sacramenti e in particolare la liturgia, con la L maiuscolo per gli orientali, la Santa Messa per i latini. Perché è in quel momento che si passa dal tempo storico alla valenza atemporale e è in quel momento, cioè nella celebrazione, che gli eventi della vita di Cristo vengono riconosciuti come misteri, cioè come eventi che hanno una valenza atemporale. Sono presenti, noi siamo presenti a quell'evento. A proposito della ripetizione che è tipica della liturgia, Romano Guardini dice: la meravigliosa monotonia della liturgia. E infatti il senso della ripetizione liturgica è simbolico in sé, perché contiene già il riferimento alla sua essenza atemporale,
ripetiamo in realtà perché è una sola realtà presente. In un mondo cristiano che percepisce con difficoltà il senso e il valore della ripetizione propria dell'espressione liturgica, facciamo un passo avanti, nemmeno la ripetizione di un modulo figurativo è evidente e accetto. Ma la meravigliosa monotonia della liturgia è l'espressione fondamentale della sua relazione con il mistero atemporale celebrato. E questo mistero è vita. Per questo non ci stanchiamo di ripetere gli stessi gesti e le stesse parole. Si può dire che l'arte figurativa cristiana è memoria visibile nei secoli della teofania storica nella carne, espressione di San Gregorio di Nissa, in altre parole della fede oggettiva della Chiesa, e che in questo senso presenta gli eventi della vita di Cristo come misteri, rendendo i fedeli spettatori dell'evento salvifico nella sua attualità metastorica, atemporale, in modo analogo a quello che avviene nella celebrazione liturgica. E giungiamo così alla nozione di canone. Ma non ci giungiamo, ve ne rendete conto, no? Non ci giungiamo partendo dall'iconografia bizantina, ma partendo dalla natura intrinseca dell'arte per il culto. I moduli che diventano canonici, tra virgolette, alla fine del primo millennio nella Chiesa bizantina, ma che esistono praticamente tutti dal IV-V secolo, per chi ha studiato le origini dei moduli della vita di Cristo, dei misteri della vita di Cristo, è un'evidenza. Questi moduli sono canonici in quanto corrispondono da una parte alla fede oggettiva, cioè alla fede celebrata della Chiesa, dall'altra alla verità dell'uomo, e lo spiegheremo meglio. Essi diventano canonici perché sono riconosciuti ottimali. La nozione di canone non ha nulla di arbitrario o di convenzionale. Se si vuole, è un optimum umano per dire il mistero. Ed è proprio la giustezza del modulo e dei singoli moduli che ne determina la stabilità. Il riconoscimento da parte della Chiesa della bontà, giustezza di un modulo figurativo coincide con il suo fondamento simbolico corretto. E qui bisogna appunto avere una conoscenza almeno minima dei risultati delle scienze umane, delle cosiddette scienze umane, dello studio sull'immaginario e delle costanti dell'immaginario umano. Il più delle volte il fondamento simbolico dei moduli, e non abbiamo parlato di canoni, ma i canoni corrispondono a dei moduli, e i moduli sono delle strutture. Sono delle strutture che nessuno ha inventato, ma che corrispondono a strutture innate in noi che hanno determinati significati. Innate, se volete, nel senso che sono acquisite talmente presto attraverso le prime esperienze del bambino che sono comuni a tutta l'umanità. Ce lo dobbiamo mettere in mente questo. Perché la terra in tutte le culture tradizionali è immaginata come cubo o
parallelepipede comunque come struttura con degli angoli, sovrastata da una emisfera, la calotta celeste. Perché questo è una costante? È una costante perché corrisponde a una percezione dello spazio che è radicata, cioè che fa parte delle prime esperienze. Il simbolismo cosmico, che non è certamente solo quello della struttura, ma che comprende i movimenti, perché in realtà è un simbolismo dinamico, non statico, comprende il movimento dell'elevazione, del mettersi in piedi, del bambino che si alza per camminare, comprende il movimento della discesa, dell'essere abbracciati, della grotta, dell'interiorità, che è legato all'esperienza dell'abbraccio materno e del nutrimento materno, che è legato al cammino, che è però una caratteristica tipica della tradizione e della rivelazione giudeo-cristiana, in quanto il tempo è salvato, mentre tutti quelli di voi che conoscono Eliade e gli studi di storia delle religioni sanno bene che il tempo nelle culture tradizionali è un tempo ciclico, è un tempo che ritorna. È nella rivelazione del Primo Testamento e del Nuovo Testamento che il tempo è un tempo lineare che viene da Dio e che va a Dio, è un tempo salvato. Questo fa sì che tutti i simboli del cammino all'interno della rivelazione cristiana hanno una grandissima importanza. E poi c'è la dominante, il gruppo della ciclicità, che fa parte della nostra esperienza, perché il bambino la prima cosa di cui fa l'esperienza è l'alternanza giorno-notte, la madre e l'alternanza giorno-notte, questa è la prima cosa. Poi viene il volto. Allora, a questi simboli, a queste grandi dominanti, si aggiungono i simboli che riguardano le relazioni interpersonali, il padre, la madre, il figlio, lo sposo, la sposa, e le relazioni sociali, il banchetto, la costruzione della città, le nozze. Questo riferimento al simbolismo cosmico e a quello dei rapporti interpersonali costituisce una categoria imprescindibile dell'espressione simbolica del rapporto dell'uomo alla sfera divina. Il simbolo non ci dice chi è Dio, ma ci dice qual è il mio rapporto a Dio. Ti amo, Signore, mia roccia, dice qualcosa della mia relazione a Dio, della mia percezione del mistero di Dio e del mio andare a Lui. La nozione di canone nell'arte, nell'Oriente bizantino, compare, e capite allora adesso che, dunque, è canonico ciò che corrisponde nel modo migliore al senso della fede oggettiva. Non c'è una specie di punto alfa nel quale si parla di moduli canonici, no. Né bisogna dimenticare che per i greci il termine canone esiste, perché i greci hanno un'idea della forma che è rivelazione. Dunque il canone è qualcosa che fa parte della cultura greca. Perciò naturalmente la nozione di canone non era percepita come un'imposizione dall'esterno, quanto rappresentava la manifestazione della fede oggettiva vissuta coralmente e personalmente. Nessuno naturalmente penserebbe di cambiare i testi delle ufficiature. Quelli sono stati scritti da uno, cioè da tanti uno, no? Da tanti singoli. Però nel momento in cui una formulazione acquista gli occhi della Chiesa, cioè questa valenza di optimum, quella è. Così si capisce anche perché il contrario non dà molti buoni frutti. Se è fatto per.
nemmeno il numero delle immagini canoniche era chiuso, sappiamo benissimo che sono entrati nuovi moduli. Nel momento in cui un'immagine, una composizione si presenta agli occhi della Chiesa come espressione della fede oggettiva, che corrisponde in tutto appunto alla fede ma e all'essere dell'uomo, in quel momento può essere accettato. Ed è anche, allora, viceversa, il motivo per cui proprio il processo che si allontana dalla verità, diciamo dalla verità antropologica, ma per dire intrinseca, della coscienza vissuta dell'uomo, e è un procedimento invece di tipo razionale, quello dell'allegoria, in quel momento la Chiesa, come è successo nella Chiesa russa, come sapete benissimo, e Leonid Uspensky ne parla a lungo, il processo di allegorizzazione determina una dichiarazione di non canonicità. Ma capite, non è che è una cosa a tavolino, è una cosa che viene da sé. Non è canonico perché non corrisponde a perché è un processo puramente razionale e non corrisponde alle esigenze dell'arte per il culto. Quando il messaggio non è più univoco e dunque recepibile per tutti, non è un'immagine che ha le caratteristiche dell'arte per il culto. Naturalmente c'è la funzione di educazione del gusto, a tutto questo è legato, e si scoprono le costanti dell'arte sacra in generale e dell'arte cristiana per il culto in particolare. Ve le leggo soltanto perché ho visto che già siamo dopo la mezz'ora. Così, l'arte sacra è affermazione della verità del mondo spirituale. Non si tratta di fare un'ipotesi, ma è la verità. L'arte sacra è sottomessa a una invincibile stilizzazione. Diventa sempre più povera, ma nel senso positivo, perché va a cogliere sempre di più l'essenza. L'arte sacra non è descrittiva, e questo è qualcosa che voi sapete benissimo, perché nella misura in cui vi occupate e studiate l'iconografia orientale, bizantina orientale in questo senso, che è teofanica, e dirò brevemente anche perché è esclusivamente così, naturalmente l'aspetto narrativo, che pur è considerato nella tradizione orientale, non lo incontrate, o lo incontrate soltanto nell'arte del libro, nella miniatura. L'arte sacra evita l'aspetto aneddotico, l'arte sacra non è sentimentale. Ma quando diciamo che non è sentimentale, non diciamo che si tratta di presentare dei personaggi insensibili come erano gli dèi nel mondo antico, pagano. Non è una insensibilità, è la serenità, se volete, se pensiamo al Cristo, al Pantocratore, alla Madre di Dio, è la serenità indefettibile di una benevolenza che è fontale. Nella funzione educativa, pedagogica, c'è certamente quella etica, ne parla anche questo Roberti, il quale si rifà a Levinas. Il filosofo Levinas, voi sapete che era un ebreo, questo diciamo poi arricchisce molto il suo pensiero, ma comunque
constatazione è che noi facciamo, cioè l'essere umano fa la prima esperienza dell'infinito attraverso l'incontro con il volto dell'altro, perché l'altro è una libertà. E dunque è così che avviene questa esperienza fondamentale di un'alterità che è irriducibile e che non ha nulla di materiale. A proposito della sindone, questo sacerdote ortodosso Alberti fa una critica ai latini dicendo che quello è un uomo morto. Su questo possiamo subito rispondere. L'iconografia della Veronica in Occidente è un'iconografia di un uomo vivo? Ha due aspetti, perché c'è l'uomo sofferente, il Cristo paziente e il Cristo glorioso, ci sono due Veroniche. Questo è un aspetto che ho approfondito perché mi sembrava abbastanza straordinario. Ma in ogni caso è un uomo vivo. Dunque, seppure si parte dalla sindone, il senso della fede ha fatto fare questo cammino. Su questo non ci sono dubbi. Il ruolo del maestro. Certamente la complessità degli aspetti e delle componenti delle scuole di iconografia orientale oggi fa sì che sul maestro ricadono delle responsabilità che non ebbe mai nelle botteghe medievali, né in Oriente né in Occidente. Il contesto nel Medioevo, d'Oriente ed Occidente, era cristiano e l'artigiano artista lavorava immerso appunto in un ambiente intriso di fede oggettiva. Chiaramente non tutti gli iconografi erano monaci, ricordiamo semplicemente per esempio il cantiere di Santa Sofia, ma se non tutti gli iconografi conducevano personalmente una vita santa, potevano essere anche personalmente, singolarmente dei peccatori, ma comunque per tutti era evidente che cos'è la fede oggettiva, che cos'è l'arte cristiana per il culto. La loro situazione personale era secondaria, perché in realtà quello che contava è che sapessero fare bene quello che dovevano fare, cioè che avessero la tecnica e non solo la tecnica. Il maestro diventa un iniziatore, un mistagogo. Egli non inizia solo alla tecnica dell'icona, ma per forza di cose alla visione dell'uomo e del mondo salvato dal Cristo, che è specifica della tradizione della Chiesa bizantina, poiché, come abbiamo detto prima, di questa si tratta il più delle volte. Che poi naturalmente non è una visione, diciamo, sostanzialmente diversa da quella della Chiesa latina per quanto riguarda l'uomo redento, no? Essendo un mistagogo, il maestro diventa ipso facto un educatore. Non si limita infatti a insegnare gli aspetti tecnici, ma suggerisce appunto percorsi di lettura sia nel senso della comprensione e dell'acquisizione di una formazione, che anche percorsi di lettura vera e propria. E io lo butto lì come un'idea, ma insomma penso che forse potrebbe essere utile nella pluralità delle linee delle singole scuole avere una bibliografia di base che sia comune, perché tanto insomma grosso modo si sa quali sono i testi, diciamo, più importanti. È importantissima la funzione del maestro anche nel indicare le letture, perché in realtà il tempo che lui può avere è poco, per forza, perché ha tanti discepoli, e le piste di lettura che lui dà invece sono quelle che nel tempo faranno camminare il discepolo. Se è un educatore, deve educare alla libertà. Naturalmente una libertà che non è arbitrio,
ma che è disponibilità a comprendere, ma comunque deve educare alla libertà. È come quei genitori che devono insegnare ai figli a camminare e dopo li devono lasciare andare. Una volta interrogato Giovanni Paolo II su quale fosse la parola della Sacra Scrittura che più lo colpiva e l'aveva toccato, rispose: la verità vi farà liberi. Credo che appunto questa è un grande compito del maestro. Allora, quali sono gli insegnamenti principali che dovrebbe dare? Li enumeriamo: inquadrare l'iconografia bizantina e l'iconografia russa nel caso di questo, oppure greca nel caso delle scuole di cretesi, ma insomma adesso non entro, all'interno dell'arte cristiana della Chiesa indivisa. Punto 2, presentare la differenza fondamentale tra iconografia monumentale e iconografia di devozione. Su questo vi chiamo a un articolo che ho, siccome è un lavoro un po' riassuntivo di tanto tempo, l'iconografia absidale mariana della Chiesa indivisa come luogo teologico. Cioè, se uno approfondisce quali sono i moduli usati nell'edificio ecclesiale della Madre di Dio, allora da una parte capisce quali sono e perché, ma capisce anche perché certi moduli non li troviamo mai in un'abside, ma li troviamo molto spesso in una cappella oppure come immagini di devozione. Il maestro mistagogo deve comprendere e far comprendere la relazione tra spazio e programma iconografico ecclesiale e mistagogia. Sono uscite le dispense del corso che ho tenuto quest'anno, ma è il corso che tengo da tantissimi anni, sono le dispense che si trovano alla Gregoriana, culto cristiano e iconografia monumentale della Chiesa indivisa. Questo, quello che vi dirò adesso, qui si trova, ve lo dico in due parole. Se questa è la struttura in tutte le culture tradizionali, cioè il cosmo è formato di terra e cielo e la divinità è al di là del cielo, dei cieli, ma sulla perpendicolare del luogo che diventa il luogo sacro perché è il luogo dell'incontro. L'architettura cristiana, ed è questo che è interessantissimo, diciamo, non stravolge le strutture antropologiche, non le stravolge, ma è dall'interno che entra la novità cristiana. E qual è la novità cristiana? La novità cristiana è che questi due spazi, che prima sono assolutamente staccati, sono ormai uniti dalla verticale della croce. Ma questo pensiero, che quasi sembra proprio una verità lapalissiana, è la, diciamo, è il fondamento della struttura architettonica e del senso mistagogico dell'edificio ecclesiale e anche dei programmi iconografici che sono in funzione dell'edificio ecclesiale. Perché nel santuario avremo quei programmi che si riferiscono alla situazione atemporale, al mistero del regno di Dio, che è però presente per noi nella celebrazione, mentre nella navata avremo una dimensione storica e dunque quei soggetti che si riferiscono, diciamo, alla situazione dell'uomo nella storia, sia le passioni dei martiri oppure la storia della salvezza, i cicli del Primo e del Nuovo Testamento. Ma da entrambi le parti, ed è questo che dobbiamo noi, spesso lo dimentichiamo, c'è un gruppo di soggetti che si trova sia di qua che di là, ed è quello relativo al sacrificio, perché appunto i due spazi sono interconnessi a causa del mediatore e del sacrificio della croce. Dunque i temi sacrificali li possiamo trovare da entrambi le parti, in entrambi gli spazi. Vedete che allora, il modulo dell'ascensione, se lo guardiamo con gli occhi della struttura, è assolutamente
terra, cielo, e questo modulo non può cambiare. Né, come pensano i funzionalisti, c'è stato tutto un periodo in cui si diceva che le categorie di alto e basso sono categorie culturali, che non hanno un senso. Questo è assolutamente falso, è falso antropologicamente. Perché? Perché il bambino in braccio alla madre o al padre vede il sole in alto e noi continuiamo a vederlo in alto, e per noi la luce è vita. Questi sono i fondamenti immutabili. Dunque non possiamo noi, e questo era l'altro tema che volevo trattare, pensare che la creatività o la creazione sia una attività a tavolino che prescinde, diciamo, da certe costanti che invece hanno appunto un fondamento antropologico. Facendo un grande salto, non parlando dei rischi e dei che noi ben conosciamo, però mentre venivo questa mattina pensavo che comunque vale il proverbio che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Allora è inutile che noi ci accaloriamo, cerchiamo di fare nel migliore dei modi quello che abbiamo capito che è buono fare. Era impossibile, comunque era, diciamo, inopportuno mostrare degli esempi, anche se ce ne sono, che gridano vendetta al cielo. Comunque creare non vuol dire fare dei collage. Creare non è questo. Innanzitutto si può essere creativi rimanendo all'interno dei moduli, che è quello che hanno detto questa mattina, penso, Paolo Orlando e Fabio Nones, e poi l'ispirazione creatrice esiste e viene come dono, cioè è una visione globale che tiene conto dello spazio. Ma questa visione globale, vi dico che per il convegno uscirà un libro che contiene 26 scritti di questo padre, Charles-André Bernard, che è autore di una teologia simbolica, di una teologia affettiva, tutti sul linguaggio simbolico. Quattro di questi sono in particolare legati al tema dell'immagine dell'arte cristiana. Il volume si intitolerà Tutte le cose in lui sono vita, che è una citazione in realtà a Tutto un cammino, l'ho trovata nel padre Bernard, ma lui la prendeva da San Giovanni della Croce, il quale l'ha ricevuta attraverso la catena medievale che risale a Sant'Agostino. Nel prologo di San Giovanni, voi sapete che non c'era interpunzione, no? Nei testi. Dunque ci sono due letture diverse, quella di San Girolamo e quella di Sant'Agostino. Quella di Sant'Agostino legge il versetto quinto in questo modo: tutte le cose in lui sono vita. Le scuole di iconografia orientale all'interno della comunità cattolica latina locale e della Chiesa italiana, perché il primo punto era in funzione dei singoli, no? Di fronte alla comunità. Naturalmente, personalmente penso che siano destinate ad avere un ruolo nelle chiese locali, nella chiesa locale. Naturalmente questo presuppone, sia dalla parte dei maestri iconografi che dalla parte dei vescovi, e ce n'è qualcuno che è più disposto e altri meno, no? Ma bisogna cominciare con quelli. Un atteggiamento irenico, pacifico. Chiaramente il fanatismo non serve da nessuna parte, né serve pensare che i programmi iconografici delle chiese cattoliche in Italia devono essere moderni, punto. Perché, insomma, il criterio di moderno certamente non abbraccia di per sé il criterio di cristiano e nemmeno di per il culto. Ma se le scuole di iconografia, attraverso tutto il cammino, attraverso questo apprendimento,
attraverso questa chiarificazione riescono a dare, a avere un'idea chiara delle necessità del culto, dell'arte per il culto, certamente un ruolo lo possono avere. Io consiglierei di prendere contatto singolarmente, lì dove potete, sia con gli studenti che fanno i licei artistici, sia con i professori di arte, di storia dell'arte. Quelli, ce ne sono molti che sono in attesa, moltissimi. Basta vedere l'interesse che ha l'arte romanica. Allora, se l'atteggiamento sarà questo atteggiamento pacifico, aperto, di non paura, di che dovremmo avere paura? Allora veramente le scuole di iconografia cristiana orientale possono svolgere un ruolo di grande importanza all'interno della Chiesa Cattolica Romana.